9. Prima di cominciare avrei una richiesta da fare, disse il maestro Corradini. Spiacente, ma non posso ascoltarla, rispose il tenente Pellerei, senza guardare il maestro d'armi, ma smettendo di camminare per il palcoscenico. Abbiamo urgenza assoluta di concludere l'indagine e vi ho riunito appositamente in questo luogo per far luce su alcuni aspetti in modo definitivo, affinché non rimanga alcuna ambiguità. E sempre rimanendo fermo, fece un largo giro con lo sguardo sui protagonisti della scena, i quali per una volta si trovavano a calcare il palcoscenico in modo del tutto involontario e non esattamente a loro agio. Forse perché erano tutti seduti, a parte il tenente Pellerey, e si sa che da seduti si recita male e si canta peggio. E quello in piedi è l'autentico protagonista. Forse perché in platea non c'era nessuno, che per un artista è sempre motivo di disagio. Forse perché gli unici quattro spettatori erano sui palchi, vestiti da carabiniere e armati di moschetto. Chissà. Sta di fatto che quasi nessuno di quelli seduti a semicerchio intorno al tenente Pellerey era completamente tranquillo. Non era tranquillo il direttore Bentrovati, che si era passato il dito tra collo e colletto talmente tante volte da far diventare rosso l'uno e nero l'altro. Non era tranquillo l'impresario Cantalamessa, nonostante ostentasse indifferenza unita a un minimo senso di fastidio di chi deve stare fermo mentre avrebbe cose più importanti da fare, nel tipico atteggiamento di chi guarda il telefonino nella sala d'attesa di un oncologo. Non era tranquillo il maestro Corradini, che sedeva in punta di sedia, cauto come un 98enne ad una festa dell'asilo nido, talmente contratto che sembrava sul punto di mettersi a vibrare. Non era tranquillo Teseo Parenti, che si guardava intorno nella consapevolezza che sì, tutti ce l'avevano con lui, ma qualcuno probabilmente di più. Non era tranquillo Antonio Proietti, ma tanto non lo consideravano. Non era tranquillo il maestro Malpassi, ma lui faceva poca impressione, visto che non era tranquillo mai. Insomma, non era tranquillo nessuno. Incluso il tenente Pellerey, che si sentiva la mano del capitano Dalmasso stretta intorno al collo e già vedeva i titoli di giornali con scritto «Il maestro Puccini arrestato dai carabinieri». Altro che Gaetano Bresci, altro che sommossa popolare. L'Italia intera sarebbe esplosa, sì, ma dalle risate. Lo stesso dovrebbe valere per noi, insisté il Corradini, ma senza nemmeno guardarsi intorno. Avrei piacere di sapere per quale motivo le persone coinvolte non siano state tutte qui convocate. Per esempio, signor Corradini, chiese il cantalamessa con un tono che non nascondeva antipatia. Per esempio, perché la signorina Tedesco non è fra noi? Se è per quello non ci sono nemmeno i tecnici di scena, fece notare il direttore Bentrovati. Sì, ma la soprano Tedesco, nonostante il nome, è donna, fece notare il ragazzone con clamorosa indifferenza. Il signor Corradini, si sa, non è aduso a trattare le signore, conseguenza dell'austera e maschia vita militare. Forse, ma non saprei. Ho visto il tenente Pellerey molto più a suo agio sull'argomento signore, o meglio, dovrei dire signora. In fondo, in quest'opera c'è solo una singola cantante femmina, no? Bartolomeo Cantalamessa guardò male il tenente Pellerey, il quale dal canto suo non se ne accorse, dato che stava guardando malissimo la ragazzoni, come del resto il maestro d'armi Corradini. La signorina Tedesco non è qui perché è stata l'unica, sino ad ora, ad ammettere il suo pieno coinvolgimento nei fatti che la riguardavano e a non cadere in mutua contraddizione con affermazioni fatte da altri. Tutti voi, invece, in qualche modo lo avete fatto. Il tenente, riprendendo a camminare su e giù per le assi del palco, le mani strette dietro la schiena, cominciò l'appello. Voi, signor Cantalamessa, nascondendomi il vostro stato matrimoniale con la suddetta Giustina Tedesco. Questo non ha nulla a che fare con voi e con il caso, disse il Cantalamessa, più ai suoi vicini che al tenente.
Voi, signor Parenti, affermando di non sapere che il balestrieri era stato la causa all'origine delle vostre disgrazie al momento di calcare la scena. E voi, direttore bentrovati, per aver omesso questo particolare. Come lo avete saputo? Qui comando io, disse il tenente Pellerei, voltandosi sui tacchi d'autorità. Rispondete, per favore, potete confermare le vostre affermazioni o smentirmi? Teseo Parenti, dopo aver guardato brevemente in basso, guardò il tenente. Sì, lo sapevo, vi ho mentito deliberatamente. Mettetevi nei miei panni, signor tenente, ma nemmeno per idea. Posso comprendervi, signor Parenti, posso anche perdonarvi, ma non posso dimenticarmi il fatto. Non posso dimenticarmi il fatto che avete mentito tutti, tutti, escluso il signor Malpassi, che è qui per suo espresso desiderio. Ah, dunque avrei mentito anche io. Il tenente internamente sorrise. Se lo era tenuto per ultimo, apposta, l'antipaticissimo maestro d'armi. Voi più di tutti, signor Corradini. Il tenente Pellerei estrasse dalla cartella un foglio di carta e cominciò a leggere. Leggo da verbale. Domanda. Ha tenuto d'occhio le armi dopo averle caricate? Risposta: certo. Domanda: se mai senza mai distoglierlo? Risposta: certo. Domanda: ne è sicuro? Risposta: signor tenente, il mio lavoro. Confermo quanto detto. Signor ragazzoni, avete nulla da eccepire a quanto detto dal signor Corradini? Qui tocca chiedere perdono al lettore. Prima era stato affermato che nessuno nella stanza era tranquillo. Sarebbe stato molto più preciso dire che nessuno era tranquillo a parte Ernesto Ragazzoni, che sedeva stravaccato sulla seggiola all'estrema sinistra, la caviglia destra sul ginocchio sinistro e l'emisfero destro temporaneamente sottomesso all'emisfero sinistro. Nulla assolutamente, si riprese il Ragazzoni. Il signor Corradini era in grado di tenere lo sguardo fisso sui fucili a patto che avesse un periscopio. L'ho visto allontanarsi coi miei occhi dalla sua postazione al momento in cui la tosca, la sedia su cui era seduto il Corradini, si ribaltò. In conseguenza del principio di conservazione della quantità di moto e del fatto che il Corradini era scattato in piedi. Siccome non esiste un principio della conservazione dell'intensità di colore, però la sedia era rimasta di un tranquillo e affidabile tono di mogano, nonostante il viso del maestro fosse diventato color rosso pompeiano. Signor tenente, non vorrete dare ascolto alle fandonie di questo etilista? E perché no? Ribatté tranquillamente Ragazzoni. Chi è ubriaco dice sempre la verità, è cosa nota. Io ho solo riferito ciò che ho visto. Ciò che credete di aver visto, rispose il Corradini, sedendosi e cercando di riprendere distaccato. Magari il fondo del fiasco che avevate cacciato in gola vi ha confuso la visuale. E comunque, signor Ragazzoni, anche un militare dice sempre la verità. Ma voi non siete più un militare, signor Corradini, fece notare il Ragazzoni. Di carriera no, di principi sì. Allora, visto che siete così sicuro, raccontateci per quale motivo non fate più parte del Regio Esercito. Mi pare di avere sentito che abbia a che fare col vostro vizio di correre dietro alle gonnelle, quando siete in Scozia, naturalmente. Il punto di colore del Corradini cambiò nuovamente, virando dal rosso acceso al marrone pallido pallido. Per un militare, e nella fattispecie un carabiniere, nel 1901 essere definiti omosessuali era un disonore senza paragoni. Nel corso del secolo, per fortuna, la società è cambiata e gli stessi carabinieri, nei loro bollettini ufficiali, già dal 2012, definiscono l'omosessualità non più un disonore, bensì una patologia, il che rappresenta senza alcun dubbio un deciso passo avanti. Nessuno infatti può essere considerato responsabile delle proprie malattie, mica si può prendere una a calci perché ha l'ulcera, no?
Ciò non toglie che di fronte a un numero non indifferente di persone, tra cui alcuni militari in carriera, il maestro d'armi Pierluigi Corradini era stato offeso nell'onore. E a chi si riteneva un gentiluomo nel 1901 c'era una sola strada per salvaguardare il proprio onore quando veniva offeso di fronte ad altri gentiluomini. Il maestro d'armi si alzò in piedi, apparentemente calmo. Ritirate quanto avete appena detto. Ahimè, potessi farlo, bisognerebbe poter tornare indietro nel tempo. Vi rifiutate di fronte a testimoni di ritirare le vostre parole? Non vedo come potrei farlo, ormai le hanno sentite. Pierluigi, per carità, disse il maestro Malpassi, più Maria Maddalena che Renato Maria. Ma il maestro d'armi parve non aver nemmeno sentito l'amico. Con solenne serietà si sfilò il guanto destro. Domani mattina all'alba, signor ragazzoni, vi chiederò conto e merito del vostro oltraggio. Con il vostro permesso, signor tenente, chiamo a testimoni dell'offesa subita i signori militari qui presenti. Permesso accordato, disse il tenente a denti stretti. Ma che? Mi ha sfidato a duello? Chiese il ragazzoni guardando il tenente Pellerei. Così pare, signor Ragazzoni. Oh Gesù, disse il Ragazzoni scuotendo la testa. Dal secolo dei dumi all'età della pietra va bene, purché lasciate continuare il signor tenente a fare il suo lavoro, visto che non sapete fare il vostro. A quanto pare non sono il solo, disse il maestro Corradini, evidentemente ringalluzzito dalla questionabile successo ottenuto. Che intendete dire, signor Corradini? Che intendo dire? Guardate qua, signor tenente, siamo qui, soggetti alla vostra inquisizione, solo perché non riuscite a cavare un ragno dal buco. Avete a disposizione tutti i testimoni, invece di fare le giuste domande alle giuste persone, date credito ai farneticamenti di un ubriacone, il quale ha già ampiamente dimostrato la sua bassezza, ferendomi nell'onore, cosa di cui domani mi renderà. Non confondiamo le cose, signor Corradini. Le considerazioni personali del signor Ragazzoni sono una cosa, la sua condotta durante l'opera un'altra. Voi dunque negate di aver abbandonato le armi nel corso della recita? Ci fu un attimo di silenzio, pesante, vibrante e avvertibile. Poi, nel silenzio, si sentì il tipico rumore di un monogramo che si schiarisce la gola. Pierluigi, che c'è? Pierluigi, mi dispiace, ma tu mi sei venuto a chiamare nel corridoio più o meno al momento che dice il giornalista: Ma Teseo, ma ti sei? No, Pierluigi, no, ti ringrazio di quello che hai fatto, ma qui stiamo parlando di un omicidio. Mi dispiace, ma non posso tacere. Qui, nonostante fossimo pieno 1901, il maestro d'armi Pierluigi Corradini si incazzò di brutto. Ma allora ditelo che ce l'avete con me, Cristo Santissimo! Sbroccò il maestro d'armi. E io, disgraziato, che ho anche dato retta a questo genio del bentrovati, e io, deficiente, che mi godevo l'idea di vedere tutto questo branco di ritardati trasalire nel vedere che eri stato sul palco tutto il tempo e non era successo nulla, e io, testa di cazzo, che ho fatto l'impossibile per tenere nascosto questo cadavere verticale. Qui, a scanso di equivoci, il Corradini indicò il parenti, e non farlo riconoscere da nessuno di quelli che poteva. È questo il ringraziamento, ma io. Rimettetevi a sedere, signor Corradini. Sarà il tono, sarà l'effetto straniante di sentirsi dare del voi, sarà il fatto che i quattro carabinieri sui palchetti avevano imbracciato il moschetto e lo tenevano puntato verso il palco, sta di fatto che il Corradini, dopo essersi guardato intorno, si sedette. Ma ti rendi conto almeno, disgraziato, che così possono accusare anche te? Il parenti guardò il maestro d'armi come uno spaniel che, abbaiando, ha appena fatto padellare un fagiano al suo padrone. Scusami, Pierluigi, scusami davvero. Se avessi detto la verità prima, magari adesso, in questo pasticcio, non ci sarei. Ah, perché adesso sei convinto di essere messo bene?
con questo scalzacane a condurre le indagini, che si fa sfuggire persino i cadaveri? Per capire quanto stava per succedere, occorre avere una seppur vaga idea del codice cavalleresco italiano, ossia del rigido elenco di possibili modi in cui può reagire un vero gentiluomo quando viene offeso nell'onore senza che la legge ordinaria possa porvi rimedio. Chi scrive è cosciente di come, al lettore medio che vive nel XXI secolo, tale codifica possa apparire come un gigantesco cumulo di stronzate. Pur tuttavia, tale codifica all'epoca non solo esisteva, ma era anche tenuta in gran conto da un numero non trascurabile di persone, e ignorarla non sarebbe corretto. Da un punto di vista tecnico, aver dato del culaiolo al maestro Corradini costituiva offesa gravissima o di terzo grado, altrimenti definita oltraggio. L'offeso in terzo grado ha quindi diritto di stabilire, oltre alle armi e alle condizioni dello scontro, anche la natura dello stesso, sempre nell'ambito delle leggi d'onore. Per esempio, nei duelli alla pistola stabilisce la distanza a cui si debbono trovare i contendenti. L'accusa di incompetenza o di mancanza di capacità tecniche, ovvero l'offesa rivolta dal Corradini al tenente Pellerey, era invece codificata come offesa di primo grado. L'offeso in primo grado ha diritto solo alla scelta delle armi e per il resto saranno i padrini a decidere i dettagli dello scontro. Ma senza dubbio offesa era. E offesa recata al Pellerey di fronte a dei sottoposti, dopo che lo stesso tenente Pellerey era stato tacciato di incompetenza dal suo stesso superiore. Se il tenente non faceva qualcosa, avrebbe perso per sempre il rispetto dei suoi uomini, e il tenente aveva sempre pensato che i gradi non solo si conquistano, ma si rispettano e si onorano. Nessuno doveva permettersi di offenderlo di fronte ai suoi sottoposti. In più, dopo giorni passati ad accumulare tensioni di ogni tipo, il tenente aveva una gran voglia di sfogarsi e l'idea di poter sparare a Corradini non gli dispiaceva affatto. Purtroppo, nessuno è perfetto. Ritirate, manco per sogno, rispose il Corradini, che sembrava avere ripreso il controllo della situazione. È chiaro che non avete la più pallida idea di chi sia stato e avete tentato di intimidirci con questi trucchi da salotto al solito scopo di farci crollare i nervi. Questo è indegno di voi come uomo e come militare. Allora, se vi rifiutate, non ho altra scelta. Domani mattina all'alba vi renderò conto e merito delle vostre parole. Quando volete voi, signor tenente, a proposito. Ancora non ci avete spiegato perché la signorina, pardon, signora Tedesco, non è qui. Non sono tenuta a spiegarvi alcunché. Come vi ho già detto, siete tutti convocati perché ognuno di voi è stato mendace e reticente nel corso degli interrogatori. E come fate a sapere che la signorina vi ha detto la verità? Già, tra l'altro, si introdusse il bentrovati, a me avete chiesto notizie su chi altri aveva partecipato al complotto anarchico, significa che la signora non vi ha detto tutto. Non stiamo parlando di un complotto anarchico da operetta in questo momento, stiamo parlando di un omicidio. E chi lo dice che le due cose non sono collegate? Il tenente Pellerey si rese conto che stava per perdere il controllo della situazione. Per fortuna arrivò un aiuto, oltre che inatteso, anche inaspettato, insperato, perché ad attirare l'attenzione fu Ragazzoni, inatteso, perché di tutti i modi per attirare l'attenzione, Urrutto non è il primo che viene in mente. Ha parlato il testimone chiave, chiosò il Corradini. Sarei curioso di vedere come metterete a verbale questa interiezione, signor tenente. Vi rendete conto a che razza di persona vi siete affidato? Effettivamente, anche il tenente Pellerey incominciava ad avere qualche dubbio. Il signor tenente ha tutti i motivi per affidarsi a me, rispose Ragazzoni dondolandosi sulla sedia. Io semplicemente so quando vedo qualcosa e quando non lo vedo. Se non lo vedo, se non ne sono certo, non lo dico.
Ma se ne sono certo, allora è mio dovere parlare, ma è più probabile che lo veda, fidatevi. Voi vedete tutto dunque come gli stregoni delle Indie, disse il tenente con un tono di scherno che al ragazzone non sfuggì. No, non ho detto questo, ma meglio di voi sicuramente. L'amore si sa, rende ciechi, anche l'amore solitario può rendere ciechi a lungo andare, però debbo avvertirvi. Non sono sicuro di avere capito bene cosa state dicendo. Ma su via, signor tenente, è una cosa normale. Del resto, le grazie della signora Tedesco non passano di certo inosservate. È comprensibile che abbiate per lei un occhio di riguardo. Il silenzio che calò nella stanza era talmente indescrivibile che è inutile anche cercare il modo più efficace mai elaborato per farlo. Signor ragazzoni, non sapete quello che dite. Non solo lo dico, ma l'ho anche scritto. Uscirà sul giornale di domani. Cosa? In fondo è il mio lavoro, dico, qualcuno dovrà farlo il proprio dovere. E a quanto ho visto e sentito finora, mi pare di essere l'unico a farlo bene. Perché? È un problema? Il tenente si guardò intorno, leggendo sui volti dei suoi militi la sua risposta che era venuta in mente a lui. Sì, era un problema. Se essere tacciati di incompetenza era un'offesa di primo grado e sentirsi dare dei sodomiti era un oltraggio di terzo grado, una offesa a mezzo stampa era un'ingiuria di quarto, ossia il grado massimo, in quanto ponderata, voluta e divulgata in modo permanente. Avendo il tenente risposto a un'offesa di primo grado, non poteva permettersi di trascurarne una di quarto di fronte agli stessi testimoni. Ne andava del suo onore e della sua coerenza. E lieve lieve sale la neve sull'alta pieve di Pontassieve. L'uomo con la barba, un passo dopo l'altro, arrivò al viottolo che dall'aiuola centrale della tenuta portava alle stalle e lo imboccò. E il tetto breve che ne riceve più che non deve si fa più greve. Mentre camminava intorno, la reale tenuta di San Rossore era immersa nel silenzio. Silenzio rotto solo dalla continua e incessante cantilena che l'uomo aveva iniziato chissà quando. Sempre più greve e cade in breve. E che ciclicamente a un certo punto si ricordava e ricominciava come il meraviglioso canone cancrizzante del Musicas. Musicalische Opfer di Johann Sebastian Bach, che all'uomo con la barba era del resto sempre piaciuto. Non più la neve sopra la pieve, sì ben la pieve sopra la neve, che cade lieve sull'alta pieve di Pontassieve. E come un vero e proprio canone cancrizzante, sarebbe potuto andare avanti per ore se una voce scoppiettante non avesse interrotto la nenia. Alto là! Chi è là? Siete voi, signor tenente? Un tenente delle guardie reali non dovrebbe montare di guardia di notte come un soldataccio qualsiasi, e nel caso in cui vi sia costretto, dovrebbe montare di guardia agli appartamenti del re o della regina o di qualsiasi altro membro fondamentale, si fa per dire, della augusta famiglia. Essere destinati di guardia alle porcilaie era stata chiaramente una punizione. Punizione che il capitano Dalmasso gli aveva comminato con una soddisfazione non priva di una punta di sadismo.
dopo che era venuto a sapere che il giorno dopo si sarebbe battuto in duello con uno degli accusati e con un giornalista che sapeva maneggiare molto meglio la bottiglia della pistola. I duelli si fanno per mantenere intatto l'onore, tenente Pellerey, non per coprirsi di ridicolo. Parli te, che vuoi fare arrestare Puccini. Non c'è nessun senso di responsabilità nel duellare con un accusato di omicidio. Significa abbassarsi al suo livello e non c'è nessun onore nello sparare uno scrivacchino. Sarebbe come uccidere un inerme. E di questo il tenente cominciava a rendersi conto. Noi siamo militari e dobbiamo mantenere l'ordine, e per mantenere l'ordine l'unico modo è avere il rispetto, e per ottenere il rispetto bisogna dimostrarsi superiori a queste bagatelle, non reagire a sangue caldo. Va bene, ho fatto la cazzata, ne sono cosciente, ho fatto una cazzata talmente grossa che sto costringendo il capitano Dalmasso a dire delle cose ragionevoli. E ora? Pure voi avete sfidato queste due persone e occorre che manteniate la parola data. Vi consento di partecipare al duello, ma a condizione che nessuno rimanga ucciso. Sono sicuro che troverete il modo. Il tenente Pellerey, pur se conscio di essere nel guano fino alle mostrine, sorrise internamente per l'involontario riconoscimento. Era cosa nota nel battaglione che Pellerey era in grado di accecare una mosca a 20 passi. E per essere certo che domani all'alba vi presenterete lucido a sufficienza, credo sia meglio per voi non andare a dormire stanotte. E così il tenente si era ritrovato a guardia dei maiali, tenuto sveglio dalla rabbia per la figuraccia, dall'adrenalina per il duello imminente e dal tanfo terrificante che proveniva dalle poco nobili abitazioni a cui era costretto a montare la guardia. La paura di vedersi revocata l'indagine non c'era, perché ormai ci si era rassegnato, ma c'era più forte di tutti la vergogna. Vergogna per non aver saputo svolgere il suo incarico. Vergogna per essersi abbassato a sfidare a duello un giornalista ed un teatrante. Vergogna per essere stato mandato a far la guardia a dei prosciutti troppo crudi. E ad essere sinceri, in quel frangente non era esattamente desideroso di vedere qualcuno e di essere visto da qualcuno. Ma dovendo stilare una classifica delle persone in ordine di gradevolezza, l'ultima persona con cui avrebbe avuto piacere di intrattenersi in quel momento era senza dubbio Ernesto Ragazzoni. Sono io, signor tenente, non sparate. Le due frasi non sono coerenti, signor Ragazzoni. No, non con il mio stato d'animo attuale. Certo, vi capisco, anzi, mi compiaccio del vostro spirito. Posso avvicinarmi? Se fate ancora due passi, ragazzoni, sarà mio preciso dovere fare fuoco. E a volte piacere e dovere coincidono. Sì, ne sono a conoscenza. Ho urgenza di parlarvi. Potete farlo tranquillamente dal posto in cui siete. Vedete, signor tenente, sono in un brutto guaio. Voi avete un brutto guaio? Io ho perso ogni possibilità di carriera, ho perso ogni possibilità di catturare l'assassino e voi siete in un brutto guaio? Senza offesa, signor tenente, credo di sì. Domattina all'alba fronteggerò per un duello alla pistola voi e il signor Corradini. Io non ho mai tenuto in mano una pistola. E mi è stato assicurato che il signor Corradini prende una moneta a 20 passi due volte su tre. Allora sì, signor ragazzone, siete nei guai. Io una moneta a 20 passi non la mancherei nemmeno bendato. È per questo che ho bisogno del vostro aiuto, altrimenti l'alba di domani mi vedrà cadavere. Il tenente non spiegò che aveva avuto precise disposizioni di non sparare per uccidere. Ma era pur sempre vero che il maestro Corradini, per sua fortuna, non era agli ordini del capitano Dalmasso. E per quale motivo dovrei darvi tanto aiuto di grazia? Perdonatemi, signor tenente, ma se ho inteso bene quanto dicevate oggi, prima di convocarci, avreste interesse a ritrovare il cadavere di Ruggero Balestrieri. Avete detto che avendo il cadavere avreste facilmente smascherato l'assassino. È così. Bene, signor tenente, io so dov'è il cadavere. Il ragazzoni tacque per qualche secondo,
godendosi l'espressione del tenente. E posso aggiungere che avete ragione, disse poi, mentre il tenente comprensibilmente taceva. Non sono un esperto di balistica, ma questo caso è talmente lampante e chiaro che anche un bambino saprebbe rispondervi. Dalla ferita, l'assassino si capisce chiaramente. Il tenente, dopo essere rimasto qualche secondo nella posizione del bambino a cui il logopedista stava insegnando a pronunciare la O, si riprese. Non sarete convinto che io mi lasci buggerare da un trucco così meschino, spero. Sapevo che mi avreste risposto così. Ho portato un pegno della mia buona fede. E alzando la sinistra col palmo in avanti, cacciò la destra nella tasca della giacca. Tirate immediatamente fuori la mano da quella tasca, intimò il tenente puntando il moschetto. Il ragazzoni, pallido sotto la pallida luce lunare, estrasse di tasca la mano che stringeva tra le dita quello che sembrava un piccolo pezzo di panno bianco. Ma dai bordi netti e dalla consistenza, il tenente realizzò un attimo dopo che si trattava di un pezzo di carta. Ho saputo che il vostro capitano avrebbe intenzione di fare arrestare Giacomo Puccini. Non mi risulta, mentì il tenente. Perdonate, signor tenente, a me risulta con assoluta certezza che il capitano abbia saputo che Puccini e Balestrieri si sono scritti nel mese che precedeva la recita. A quanto pare ha presunto che il contenuto delle missive che si sono scambiati riguardasse l'organizzazione della sommossa. E voi come lo sapete? Anche i soldati vanno all'osteria, signor tenente. Ma il signor capitano si sbagliava, signor tenente. Il contenuto di quelle lettere non riguardava affatto la congiura. Ripeto, voi come lo sapete? Tutte le persone conservano la loro corrispondenza, disse il ragazzoni mostrando il foglio che teneva in mano. Ecco, stanotte mi sono permesso di frugare tra le carte del Balestrieri nella sua camera d'albergo. Credo che questa vi interessi. E piegata la carta, con due abili gesti di mano, ne ricavò un aeroplanino che fece poi planare con grazia e leggerezza ai piedi del tenente Pellerei. Il tenente si piegò, sempre col moschetto puntato, e raccolse il foglio. Poi, un occhio al foglio e uno al suo latore, cominciò a leggere. Milano, 20 maggio 1901. Caro Ruggero, ricevo con piacere, con questa tua, la notizia che canterai Cavaradossi a giugno a Pisa e me ne rallegro. Insieme mi chiedi della possibilità di poter inserire per il personaggio del pittore una o magari due arie aggiuntive che più si addicono alle tue qualità vocali. Non ti nascondo, Ruggero mio, che ho già i miei problemi a tenere buono il caro Victor Jansardou, l'autore del dramma originale. Te lo specifico perché so bene che tu lo ignori. Il buon Sardou pare sia affatto scontento della riduzione del suo dramma. E sostiene che le care Illica e Giacosa abbiano avuto meno disgraziata mano nello sfrondare il parto del suo ingegno. Non gli è bastato che ottemperasse a tutte le sue richieste, no? Inclusa quella di vedere morta a tutti i costi quella povera donna di Tosca che avrebbe potuto invece continuare a cantare o a far del bene da quel puttanone rifinito che è. Che del resto, caro Ruggero, sarebbe bestia ben rara una cantante d'opera che non trovi diletto anche con l'organo a singola canna, come sappiamo bene tutte e due. Già ho fatto tirar le cuoia a Mimì e a Manon, e nei circoli mi si accusa nemmen troppo velatamente di portare merda. Ora codesto francese ha insistito nel far precipitare dai bastioni il povero puttanone che già si è vista crivellar sotto gli occhi bistrati l'amante, ebbene, l'ho accontentato. Si è accontentato lui? No, il buon Sardou trova che i personaggi siano pochi. Certo che i personaggi sono pochi, già è difficile tener testa a 9 cantanti, figuriamoci se dovessero essere 23 come nel suo ipertrofico drammone.
il Mangiaranocchi continua a pretendere simili scempiaggini, mi toccherà togliergli lo sfilatino da sotto la ascella e infilarglielo laddove la decenza mi impedisce di nominare. Ma il 23 di cui sopra può già ben essere valido indizio. Le care Illica e Giacosa hanno già superato varie crisi uterine, tentando di mettere d'accordo le mie esigenze con le sue e le loro. E se chiedessi loro di rimettere mano al libretto, mi picchierebbero con l'ombrellino. Ti prego di comprendermi se non posso quindi venirti incontro. E augurandoti ogni bene, per la prima mi firmo. Tuo affezionatissimo Giacomo Puccini. È bello vedere che i tenenti ridono esattamente come tutte le altre persone. Non sapevo che questa cosa fosse pratica così comune. Più di quanto si pensi, Rossini ad esempio lo faceva d'abitudine. Con passo calmo e cauto, ragazzoni e pellerei procedevano nella pineta. La strada illuminata dalla lampada tremolante del tenente, chiacchierando come vecchi amici che non erano, ma che rischiavano di diventare. Vi sono addirittura varie versioni della stessa aria, adattate secondo le capacità vocali del cantante, o più spesso della cantante. Il ragazzone ridacchiò con l'aria di chi approva. Rossini lo faceva per motivi edonistici, suoi, ben inteso, non del pubblico. Più facile coricarsi con la cantante dopo che le hai rimodulato l'aria opposta. Sì, immagino che molti lo facciano, rispose asciutto il tenente, cercando di scacciare dalla mente l'immagine di Puccini che si smutandava di fronte ad una entusiasta Giustina, nuda e gorgogliante d'orgoglio. Mai quanto Rossini, ma doveva essere motivato. Era pigro il nostro Gioacchini, figuratevi che componeva a letto. Questo è noto, rispose il tenente, orgoglioso di poter sfoggiare un pochino anche lui. So che di un'aria esistono due versioni, perché quella quasi ultimata gli era scivolata sotto il letto e lui, essendo troppo pigro per alzarsi dalle coltri, prese un foglio nuovo e ne scrisse una diversa da capo. Leggenda, leggenda, chiacchiere folle, smentì il ragazzoni. Con fare sicuro ma scherzoso. Manca un foglio, è stata scritta da Pietro Romani, ma è vero che pur di non fare fatica raccattava ovunque. Copiava persino se stesso. La medesima ouverture dell'opera, in effetti, in origine era stata scritta per l'Aureliano in Palmira, che era andata alla Scala 3 anni prima. Gli piaceva talmente tanto quell'ouverture che la riutilizzò anche per Elisabetta, regina d'Inghilterra. Ma se c'era qualcuno che gli faceva risparmiare fatica, che si facesse avanti. Anche la prima aria del Conte di Almaviva nel Barbiere non è sua. La propose il primo interprete del ruolo, il tenore Garcia, e Rossini la accettò. Del resto anche Garcia aveva un carattere di quelli orrendi e una forza smisurata. Figuratevi che durante E qui, ragazzoni, avrebbe voluto raccontare il meraviglioso aneddoto del Garcia che sul palcoscenico del Teatro Argentina, mentre cantava la serenata di cui sopra, accompagnandosi da solo col mandolino, sommerso dai fischi e dagli ululati degli ultra di paesiello, per tentare di tacitare il pubblico, dette un colpo di pollice troppo vigoroso, tanto da rompere le corde del mandolino stesso. Ma il pellerei. Al Pellerei, cosa inaudita, lo interruppe. Secondo voi sono tutti così? Chi? I cantanti lirici? Fate voi. Egoisti, prepotenti, vanesi, irrazionali. Sinora mi sembra di non aver incontrato uno normale. Il ragazzone ridacchiò di nuovo. Ci mancherebbe altro, i cantanti lirici non sono normali. I normali, caro tenente, sono quelli. E quei tanti seduti in palcoscenico. I cantanti stanno rivolti dall'altra parte e sono pochi. Ovvio che i tanti non li trovino normali, il che significa simili a loro. Uno come Balestrieri, razionale, anarchico e ateo, non può essere conforme a voi, razionale, monarchico e presumo fervente cattolico.
Certo che sono cattolico, disse il tenente Pellerey con un tono lievemente teso. Adesso sarebbe arrivata l'inevitabile battuta sul ma non trova che il primo e il terzo aspetto siano in contrasto tra loro o qualcosa del genere. Sarebbe iniziata la discussione e quel momento di pace e armonia sarebbe andato a ramengo. Credente convinto? Insisté il ragazzoni. Convinto dell'esistenza di un Dio buono e generoso che ci considera tutti con amore? Non sono così stupido da credere di poter capire cosa possa pensare Dio di me, ma credo sinceramente che un Dio esista e che ci tenga in qualche considerazione, altrimenti ci avrebbe già sterminati tutti quanti, anche se a uno come voi può sembrare strano. Sì, credo in Dio. Per fortuna, disse il ragazzone con tono sincero. Il tenente Pellerey voltò appena il capo, giusto quel tanto che bastava per capire che il ragazzoni non stava scherzando. Io non riesco a credere in Dio, signor tenente, disse il ragazzoni con mesta serietà. O meglio, credo che Dio sia un costrutto, una struttura mentale, creato dal nostro intelletto. Il mio stesso intelletto se ne rende conto e non riesce a crederci. E non ne siete orgoglioso? Insomma, quelli come voi la menano a sangue con l'importanza dell'intelletto, l'irrazionalità della religione, la superiorità della religione sulla superstizione. Ma manco per nulla è la peggiore delle mie disgrazie. Il tenente opportunamente tacque. Voi sapete, signor tenente, come si impara a cantare? Come fanno i cantanti lirici a possedere delle voci così perfette e potenti da poteri sovrannaturali? Il tenente, sempre tacendo, scosse la testa. I cantanti sono in grado di controllare l'espansione del diaframma e dell'apparato criptotiroideo, tutte parti del corpo dotate di muscolatura involontaria. Il diaframma ci permette di respirare. Se fosse un muscolo volontario, per noi anche addormentarci sarebbe fatale. Purtuttavia, i cantanti riescono in qualche modo e misura ad addomesticarlo. Sapete come fanno? No, proprio non lo so. Grazie all'immaginazione. Alcuni pensano di essere delle fontane che spruzzano acqua, altri pensano di respirare al contrario, cioè di inspirare al momento in cui emettono la voce, invece di espirare, come effettivamente succede. È quella che il Garcia, il figlio del grande tenore, autore di un trattato tra i più popolari tra gli artisti, chiama lotta interiore. Il ragazzoni con aria seria si accertò che il tenente stesse seguendo il suo ragionamento. Ce ne sono, continuò, visto che il tenente sembrava seguirlo, che per emettere gli acuti fingono uno sbadiglio. In questo modo l'apparato laringeo si modifica allungando e mettendo in tensione le membrane vocali e dando loro la potenzialità di intonare toni acuti, come appunto in uno sbadiglio. Ci si immagina una causa per sortirne un effetto, anche se la causa è solo nella nostra testa. O meglio, pensiamo ad un effetto trasformandolo in causa. È così, confondendo causa ed effetto, riescono nell'intenzione di riprodurre l'effetto cui stanno pensando. Se tentassimo di addestrare il nostro diaframma ricorrendo alla ragione meccanica, non ci riusciremo mai. O forse solo con più difficoltà. Il ragazzoni fece un suono simile a una piccola pernacchia. Andiamo, signor tenente, quando camminate, cosa pensate? Adesso contrabbo il gastro acnemio e il soleo, indi metto in tensione il vasto mediale e poscia devo ricordarmi di estendere il bicipite femorale oppure muovete le gambe e via. Il tenente non rispose. Una fede sincera, irrazionale ma incrollabile, è un grande vantaggio, continuò Ragazzoni con il tono più serio che il tenente gli avesse mai sentito fino a quel momento. Il credere in Dio, nella ricompensa ultraterrena, può farci vivere molto più tranquilli che non se fossimo convinti che quello che ci aspetta dopo la morte è il nulla o l'inferno. Il rispettare i 10 comandamenti perché si crede in Dio può sembrare un'aberrazione per chi non crede, ma se tutti li rispettassimo,
il mondo sarebbe un posto parecchio migliore per vivere, e chi se ne frega del perché? Il tenente esitò prima di parlare. Forse aver convinto la mente degli uomini della sua esistenza potrebbe essere la prova che Dio esiste per davvero, non credete? Ma via, signor tenente, rispose il ragazzone ritrovando il tono garrulo di poco prima, come solo un vero bipolare sa fare. Se fosse così, da essere perfetto qual è, dovrebbe aver convinto tutti, e con me, ahimè, ha mancato il bersaglio. Invece, con voi ci è riuscito in modo egregio. Ha instillato la sostanza senza confondervi le idee con la superstizione. Ne siete così sicuro? Certo, mi sapreste dire qual è il santo del 29 di febbraio? Ecco, così su due piedi non saprei. Vedete? Un vero bigotto lo saprebbe, voi invece lo ignorate. Andiamo, ragazzoni, che volete che lo sappia, a parte un prete? Il ragazzoni trasse un lungo sospiro affranto. I preti, non ce n'è mai uno quando servirebbe. Perché? Adesso vi servirebbe un prete? Non solo adesso, precisò il ragazzoni, tendendo la mano verso il fiume morto che si individuava tra i bui e i rami. Ma sì, visto quello che sto per mostrarvi, forse ora non sarebbe inopportuno averne uno sotto mano. Appena arrivati alla fine della pineta, dovremmo svoltare a destra. Bene, allora, alto là, signor tenente Gianfilippo Pellerei. Prima dovete darmi la vostra parola d'onore che mi aiuterete a salvare la pelle domani. La mia parola d'onore? Voi date importanza a queste cose così formali? Io no, rispose ragazzoni, ma voi sì. Scusate, non potete rifiutarvi di partecipare al duello? Non mi sembrate il genere di persona che dà molta importanza al codice cavalleresco, anzi, avete appena ammesso che non lo siete. Ahimè, avete pienamente ragione. Se fosse stato per me, vi avrei lasciato tutti e due sui bastioni domani da veri maschi alfa a decidere a pistolettate in merito alla vostra competenza, ma ho ricevuto un telegramma piuttosto chiaro dalla direzione del giornale. Se non mi presento al duello e non faccio valere le mie ragioni, calibro 9, posso considerarmi licenziato. Mi sorprende, rispose il tenente scuotendo il capo. Ho conosciuto il vostro direttore una volta, so che è uno stimato esperto di diritto e lo so da sempre persona contraria ai duelli. Sì, anch'io, riconobbe il ragazzone con una certa amarezza. Temo che sia una piccola vendetta per come mi sono comportato in questi giorni, in particolare per avere preso in giro il mio stesso giornale sulle colonne del medesimo foglio. Il direttore Frassati è un brav'uomo e in fondo me lo merito, ho esagerato un po'. Beh, devo riconoscere che avete del coraggio a scrivere ciò che pensate in questo modo si schietto. Vi ringrazio. Purtroppo, signor tenente, il coraggio che ho quando scrivo mi manca quando vivo e adesso per una bravata rischio la pelle. Il tenente Pellerei, con calma da meditatore, accarezzò la canna del suo moschetto. Su questo posso rassicurarvi, da me non avete nulla da temere. Da voi no, ma come la mettiamo col caro maestro Corradini? Credo di avere la soluzione, disse il tenente con calma. Non posso assicurarvi nulla, posso solo dire che se farete come dico io, avrete ottime probabilità di portare a casa la pelle. Ah, ciò mi rincuora notevolmente. Quindi accettate il piccolo patto che vi ho proposto? Non potrei fare altrimenti. E cosa dovrei fare allora? È molto semplice, vi dirò esattamente cosa fare. Signor tenente, io non ho mai preso in mano una pistola in vita mia. Giusto appunto su quello dobbiamo contare. Fidatevi. A destra, avete detto? 11. Quello che ebbe luogo ai Bastioni San Gallo il giorno 3 di giugno del 1901 fu di gran lunga il duello meno regolare della storia del codice cavalleresco italiano. Tale prezioso codice, redatto nel 1892 dal colonnello Jacopo Gelli,
elenca tutte le regole che il vero gentiluomo dovrebbe eseguire se, in seguito ad un'offesa ricevuta, ritiene necessario salvaguardare il proprio onore mediante traforatura dell'offensore. Abbiamo detto dovrebbe, e questo condizionale d'obbligo per due motivi. Il primo luogo, perché secondo il Gelli il vero gentiluomo era colui che riusciva sempre a comporre la disputa senza dover ricorrere alle armi. È curioso infatti che lo stesso Gelli, lo stesso uomo che aveva dato alle stampe il codice con una utilissima appendice di consigli ai duellanti, ivi incluse le istruzioni su come amministrare l'eventuale colpo di grazia, fosse a capo della Commissione internazionale per l'abolizione del duello medesimo. In secondo luogo, perché non sempre i preziosi precetti del Gelli venivano seguiti alla lettera, e in questo caso meno che mai. Innanzitutto i duellanti schierati erano tre, e questo era sia pur implicitamente incoerente con le regole del fondamentale volumetto nel quale si parlava sempre solo di due contendenti. I tre, schierati ai vertici di un triangolo dal lato di 12 metri, ovvero sia 16 passi, erano Ernesto Ragazzoni, nord, Pierluigi Corradini, sud-ovest, Gianfilippo Pellerei sud-est, come elencati dai testimoni in ordine di tiro. Era stato infatti stabilito che per primo sarebbe toccato tirare a Ragazzoni, per secondo a Corradini e infine per ultimo al tenente Pellerei. Tale ordine degli sparatori era anch'esso in aperta contraddizione con i precetti del codice, il quale asseriva che tutti i vantaggi toccavano a colui che era stato offeso, incluso quello di tirare per primo. L'ordine era stato deciso dai testimoni, in base ai ruoli implicitamente ricoperti dai contendenti. Non sarebbe stato onorevole per il tenente Pellerei, militare di carriera, prendere di mira un ex militare cacciato dall'esercito e un giornalista che, pur se avesse mirato correttamente, avrebbe prima dovuto scegliere a quale sparare dei due tenenti Pellerei che vedeva. I testimoni stessi, ovvero i sottotenenti Cornacchione, Fresche e Fassina, non avrebbero mai dovuto essere chiamati in causa, in quanto sottoposti di uno dei duellanti. La loro nomina era stata accettata dal maestro Corradini, poiché aveva scelto condizioni pesantemente sfavorevoli per il loro superiore. Dopo che ebbero letto le condizioni dello scontro e consegnate le pistole, uguali per tutti, l'unico punto in cui forse il codice era stato rispettato, i testimoni si fecero da parte e il sottotenente Cornacchione disse, con voce meno solenne di quanto avrebbe voluto: "A voi!" Il ragazzoni, senza nemmeno tentare di simulare l'impaccio, stese la destra verso l'alto, prima di abbassarla verso il bersaglio prescelto. E il maestro Corradini sorrise. Sorrise perché sapeva che il bersaglio non era lui. In un duello del genere sopravvivere era tutta questione di probabilità. Così aveva ragionato il maestro Corradini. Da quella distanza il Corradini non sbagliava quasi mai e il tenente Pellerei non sbagliava mai. Mentre il ragazzoni, che non aveva mai sparato da 16 passi, non aveva speranza di cogliere nemmeno un'autocisterna. C'erano quindi due possibilità. A. Se il ragazzoni avesse sparato al Corradini e lo avesse preso, il ragazzoni stesso era un uomo morto. Con il maestro impossibilitato a sparare, sarebbe toccato al tenente, e il tenente aveva un solo bersaglio, scelta obbligata, ed era infallibile. B. Se il ragazzoni avesse sparato al tenente e lo avesse preso, gli sarebbe toccato di fronteggiare lo stesso Corradini, quasi infallibile, ma non infallibile. Una morte presunta è da preferirsi ad una certa, per cui al ragazzoni conveniva di gran lunga mirare al tenente Pellerei. Tutto questo se il ragazzoni avesse colto qualcuno, cosa del cui contrario il maestro era certo. Figuriamoci.
Lui sparerà al tenente e lo mancherà. A quel punto toccherà a me. Io sparerò al tenente e lo prenderò. Oh sì, se lo prenderò. E allora rimarremo solo in due. Due duellanti, un offeso e un offensore. E a quel punto farò presenti le mie prerogative. Questo è un duello a due, farò presente. Sono stato io a essere offeso, sono io che devo tirare per primo. Di nuovo, mi toccherà il primo colpo e io non sbaglio quasi mai. Tutto logico, preciso e concatenato in una sequenza di eventi che si sarebbe realizzata non appena il Ragazzoni avesse abbassato il braccio e fatto fuoco. Ma il Ragazzoni sembrava esitare, anzi, dopo aver atteso qualche secondo, alzò la voce e disse: Signor Corradini! Alquanto sorpreso, il maestro d'armi ci mise qualche secondo prima di rispondere. Dite a me? Sì, signor Corradini, avrei bisogno di chiedervi una cosa. Volete riconoscere di avermi offeso e ritirarvi dal duello? E il Corradini, suo malgrado, sbuffò. Siete sempre in tempo, signor Ragazzoni. Basta che ritirate la parola data di fronte ai testimoni. No, no, niente affatto. Non voglio ritirarmi, anzi, sono intenzionato a sparare a voi per prima cosa. Silenzio, se si eccettua qualche sporadico uccellino che commentò le parole del giornalista con un allegro quanto inopportuno cinguettio. Solo, non ho mai preso in mano una pistola in vita mia. Vorreste per cortesia, continuò il Ragazzoni con l'aria più concentrata del mondo mentre puntava la pistola verso il maestro d'armi, essere così gentile da dirmi se sto prendendo la mira correttamente o se vedete qualche errore nella mia postura? Io? Certo, voi, siete o non siete un maestro d'armi? La postura del Ragazzoni era una delle cose più comiche che il maestro d'armi avesse mai visto. Sbagliava la posizione dei piedi, sbagliava la direzione del braccio rispetto al corpo, sbagliava l'inclinazione della testa. In quel colpo era sbagliato tutto, incluso doppiamente il bersaglio da colpire, ovvero il Corradini, il quale, dopo un paio di secondi, come era prevedibile, si incazzò. Andate al diavolo! Qui non si parla, qui si spara! Lo prendo per un sì, disse il Ragazzoni e fece fuoco. Non ci chiede il lettore dove esattamente andò a finire la palla espulsa dalla pistola del Ragazzoni. Di sicuro, come sperava il Ragazzoni, non all'interno del Corradini, il quale, una volta diradatasi la nuvola di fumo, apparve intatto, eretto e apparentemente fermo nella sua posizione. In realtà la fermezza di cui parliamo era andata a farsi benedire due volte. Primo perché Corradini per qualche attimo fu preso dalla tentazione di sparare al Ragazzoni, gesto che sarebbe stato sbagliatissimo da un punto di vista tattico, visto che il vero avversario, come chiaramente dimostrato nell'ultimo minuto del corso degli eventi, era il tenente. Sarebbe stato da scemi abbattere il poeta e trovarsi quindi a far da bersaglio a un tenente dei corazzieri. Secondo, perché Corradini si era incavolato e anche se era riuscito a tenere a bada il proprio cervello, lo stesso non si poteva dire del corpo. Per sparare a un qualsiasi bersaglio con la pistola, la prima cosa da fare è stare fermi. Qualsiasi movimento interno, incluso il battito del cuore, è in grado di spostare il braccio di quel mezzo millimetro che basta a far mancare l'obiettivo. Per questo i tiratori professionisti, per sparare, attendono l'intervallo tra due battiti cardiaci. Se uno è incazzato come un muflone, non è facile. Al momento stesso in cui puntava l'arma in direzione del tenente, il Corradini si rese conto che il braccio gli tremava dalla rabbia e se ne rese conto anche il suo bersaglio. Il tenente Pellerei, da vero militare, conosceva gli uomini, come si è già detto, e di ogni singolo capiva in quali circostanze poteva rendere al meglio e in quali no. Il maestro d'armi era un iracondo, si ripeté il tenente, tentando di sovrastare il rumore del proprio cuore che gli batteva nelle orecchie.
un tipo d'uomo che nessuno avrebbe mai voluto nel proprio plotone, perché gli racconti, quando perdono il controllo, non sai mai cosa aspettarti. Eh sì, la frase in questione è sbagliata da un punto di vista grammaticale. Succede con una pistola puntata addosso. Poi, tra un battito e l'altro del muscolo cardiaco del tenente, un boato riempì l'aria per la seconda volta. E prima ancora che si diradasse il fumo che usciva dalla culatta, il maestro Corradini vide chiaramente quello che temeva. Il tenente Pellerey in piedi, in perfetta posizione di tiro, la pistola puntata contro di lui. Troppo lontano dal tenente, il maestro d'armi per vedere le gocce di sudore che ne avevano improvvisamente imperlato la fronte, ma non così lontano da poter essere mancato. Ci fu un terzo boato. E il maestro Corradini cadde a terra. Mi dichiaro completamente soddisfatto, disse il tenente Pellerey, a voce molto alta per superare in volume le bestemmie del maestro Corradini, il quale si stava rotolando per terra con le mani strette sul ginocchio sinistro degli elegantissimi pantaloni di vigogna, irrimediabilmente rovinati, oltre che dal foro, da una brutta macchia scura che si andava allargando.